Brian Cooks, professore di fisica delle particelle all'Università di Manchester nel Regno Unito, ha fatto tappa a Torino per l'unico appuntamento italiano del suo tour di conferenza spettacolo. Lo abbiamo incontrato al Dipartimento di Fisica dell'Università. Brian Cox, professore di fisica all'Università di Manchester e anche coinvolto in un importante esperimento di ricerca al CERN di Ginevra, ed è anche noto come divulgatore scientifico. La sua attività nasce dalla volontà di mantenere il finanziamento per la ricerca in fisica nel Regno Unito. Questo l'ha portato a diventare un grande divulgatore con i programmi in BBC e veri e propri show che avvicinano alla fisica migliaia di cittadini. Cosa significa fare comunicazione scientifica? Beh, la scienza riguarda tutti noi, riguarda la vita di tutti i giorni, ad esempio le decisioni che dobbiamo prendere sul cambiamento climatico o sulla salute pubblica. Quindi è fondamentale che le persone conoscano la scienza e l'impatto che essa può avere sulla nostra vita quotidiana. Perché questo appuntamento a Torino? La risposta è molto semplice, perché sono stato invitato dall'Università di Torino e io quindi sono stato contento di poter dire di sì, e spero che questo sia positivo e bello per me, come spero che sia positivo e bello per gli altri. Lei è un divulgatore scientifico, a cosa deve il successo dei suoi appuntamenti, dei suoi incontri sul tema? It's a difficult question to answer. La cosmologia affronta le grandi domande che l'uomo si è sempre posto e che riguardano ad esempio l'evoluzione dell'universo, le origini dell'universo. E proprio perché ci porta così vicini a domandarci ad esempio da dove veniamo, che credo ci sia così tanto interesse intorno ad essa. Nasconde l'universo per il futuro, secondo lei? Beh, sicuramente una di queste cose nascoste riguarda la presenza della vita oltre la Terra. Noi non sappiamo, ma questo cambierà moltissimo le cose. L'altro argomento importante che rimane nascosto adesso è che noi ancora non sappiamo di che cosa è fatto il 95% dell'universo.